Salve a tutti i lettori e ben ritrovati in un nuovo video. Io sono Valeria e oggi è il secondo video non libresco che giro, cioè non il secondo video non libresco che giro oggi, però in generale è il secondo video che non parla di libri che vedete su questo canale. Questo video nasce perché avevo pubblicato qualcosina che avevo comprato con i saldi sulla pagina Facebook del canale, che trovate nell'info box alla quale vi invito a mettere mi piace perché lì ci sentiamo più o meno tutti i giorni. E più di qualcuno mi aveva scritto che gli sarebbe piaciuto vedere un video haul, un video acquisti di quello che avevo preso con i saldi. E quindi, insomma, siamo qui. I miei saldi sono già finiti. Devo dire che già il 5-6 gennaio io avevo preso tutto quanto. Devo dire di aver comprato molto poco quest'anno per due principali motivi. Uno, a metà dicembre io sono stata a Madrid. E a Madrid c'è Primark e quindi ho comprato un bel po' di vestiti o comunque di cose che mi servivano lì. Due, sto dimagrendo, sto facendo una dieta e vado in palestra, quindi la mia taglia cambia continuamente. Spero di, insomma, per l'estate di aver perso ancora quei 4-5 kg. Quindi non mi conveniva comprare vestiti estivi magari che poi, arrivato giugno-luglio, effettivamente non avrei potuto più mettere. Quindi ho preso cose che penso, spero, mi andranno bene ancora quest'estate e poi ho preso un po' di altra roba. Tra l'altro ci sono due o tre cose che ho preso a prezzo intero, però ho deciso di inserire lo stesso perché le ho prese in periodo saldo, mettiamola così. Comunque direi di cominciare. Il primo negozio che ho visitato è stato Accessorize. Io adoro Accessorize alla follia. Peccato che secondo me almeno i prezzi siano assolutamente esagerati per la qualità dei prodotti. Con i saldi invece secondo me diventa assolutamente abbordabile, assolutamente giusto, e infatti ci ho comprato qualcosina. La prima cosa che ho preso è stato un pezzo di cancelleria. Questo qui è un to-do list e al centro, cioè dentro, ci sono tre pad, uno con cose da fare, un messaggio per te e note a me stessa. E poi c'è anche una matita dorata. Non l'ho ancora utilizzato, come vedete, giace in tonso, però lo adoravo. A parte mi piaceva un sacco la copertina, infatti questo lo tengo proprio fisso sulla scrivania perché è bello da vedere. Poi io sono una persona che utilizza tantissimo, specialmente le liste fatte in questo modo. Al momento sto utilizzando un pad tipo questo, però di Ikea. Quando l'avrò finito, sicuramente comincerò ad utilizzare anche questi qui. E li ho pagati 4 euro invece di 8,90. Altra cosa che mi è saltata subito all'occhio da Accessorize perché effettivamente mi serviva è stata questo zaino qui. Non so cosa si vedrà perché non ho uno schermino, spero che, insomma, lo vediate in tutta la sua magnificenza. Io non sono una portatrice di borse, lo sono stata per tutta la vita, ho tantissime borse. Da quando a settembre ho comprato il mio primo zainetto da Brandy Melville, no, non ho più cambiato, cioè porto quello stesso zaino tutti i giorni con me, lo trovo comodissimo, non so come facessi prima di avere uno zaino. Però quello zaino lì, sebbene vada benissimo per la vita di tutti i giorni, per la scuola e per la palestra oppure per quelle occasioni in cui devo portare dietro il computer, è troppo piccolo. Quindi mi serviva uno zaino più grande, volevo comunque qualcosa che non sembrasse uno zaino di scuola. E questo qui insomma mi è venuto in aiuto. Io ho un MacBook Air da 13 pollici, ci entra comodamente. È pieno al momento perché sono stata in palestra e me lo sono portato dietro con l'acqua, l'asciugamano e tutto quanto. Non è affatto male, ha un sacco di taschine e l'ho pagato 22,95 euro. Era al 50, costava mi sa sì 46-47 euro, che sinceramente è un prezzo assolutamente esagerato perché il materiale non è così figo. Cioè il mio zaino di Brandy Melville l'ho pagato 39 ed è molto migliore qualitativamente rispetto a questo. Dopodiché mi sono tirata dietro qualcosina anche di bigiotteria. Devo dire, tra le cose in saldo c'erano cose che mi piacevano moltissimo, però non soffrendo esattamente di penuria di collane, bracciali, eccetera, non volevo prendere cose, non voglio dire di scarsa qualità, perché io ho collane e orecchini di Accessorize che mi stanno durando da anni, però volevo qualcosa di un attimino superiore. Visto che c'era in saldo anche parecchi pezzi della linea in argento, ho preso questi orecchini qui. Ah, comunque mi sa che della bigiotteria mi metto dei close up da qualche parte perché sono, non credo si vedrà niente. Comunque ho preso questi orecchini qui, sono dei cerchi e li cercavo da una vita dei cerchi così, sono bellissimi, li sto usando un sacco.
e questi qui sono costati 4,95 euro. Poi avevo visto una collana che mi piaceva, per la Befana il mio ragazzo mi ha chiesto cosa volessi, perché io gli ho detto di non volere la calza. È stato il mio primo anno, cioè in tutta la mia vita è stato il mio primo anno senza una calza della Befana, però non volevo avere la tentazione dei dolci. Insomma, e alla fine l'ho ricevuta da lui per la Befana, ed è questa collanina qua, con la madreperla al centro, che mi avete visto sicuramente in qualche video, perché la sto mettendo sempre. Probabilmente l'avete vista nel video su Star Wars e su quello delle letture di dicembre, ecco. Ve li linko nell'info box, ma comunque è veramente molto bella, molto fine, e penso che, cioè, mi durerà una vita perché è molto classica. Sicuramente è un tipo di stile che mi piacerà anche tra molti anni. Continuando, già che ci siamo con la linea della bigiotteria, allora, due cose che ho preso a prezzo intero sono un anello e un braccialetto. Perché per le vacanze di Natale qui a Bologna c'è stato un mercatino artigianale, aveva cose, cioè non vi dico, meravigliose. Alla fine io ho preso questo anello qui, che tra l'altro è in argento con madreperla e si abbina perfettamente con la collana, quindi li posso anche mettere insieme. Dopodiché mi ero innamorata dei braccialetti, è stato veramente difficile sceglierne uno perché erano veramente tutti bellissimi. Ho preso questo qui, che non so nemmeno che, vediamo se si vede meglio così, non so nemmeno che pietra abbia al centro. Io adoro questo genere di braccialetti che si aprono così. Ne ho anche un altro con un quarzo grezzo che ho preso quest'estate ad un mercatino dell'artigianato giù. E sono belli, cioè mi piacciono molto queste pietre dure, grezze, poco lavorate, fanno parte di me, mi piacevano un sacco. Però l'ultimo pezzo invece di bigiotteria che ho preso, l'ho preso in saldo. Sono stata da Brandy Melville, perché ero gasata, mi piace Brandy Melville, però veramente a prezzi che non rispecchiano la qualità dei prodotti, ecco, tranne per il mio zaino che sta durando in tonso nonostante lo usi e lo strausi e lo butti a terra. Comunque, in zona saldi avevano solo il 10% di sconto, cioè mi sembrava un affronto avere il primo giorno di saldi il 10%. Facendo un giro però ho trovato questa collanina qui, che ha il cristallo trasparente, la catenina è veramente molto carina, costava inizialmente 10 euro e con i saldi era scesa a 3. Per 3 euro ho pensato che si potesse fare, anche perché ho più di una collanina con il cristallo trasparente e a me piace molto portare due o tre collane insieme, quindi la posso usare per fare un po' di layering. Il secondo negozio in cui sono stata è stato H&M. Ci sono entrata perché puntavo un vestito, vi giuro, da una vita praticamente, e volevo vedere se era stato messo in saldo, e in realtà sì, era stato messo in saldo, grazie. Il vestito in questione è questo qui, non so quanto si vedrà, tenterò di... è tipo lunghissimo, estivo, qui allo spacco sulla gonna, e tenterò di cercarlo sul sito di H&M, vediamo se c'è ancora. Il negozio era in saldo a 20 euro da, dico subito, da 34,99. Non un grandissimo saldo, però era veramente un pezzo che puntavo da un sacco di tempo, e piuttosto che aspettare e rischiare poi di non trovarlo, ho preferito prenderlo a 20. So che lo sfrutterò tantissimo quest'estate, tra l'altro sono stata molto contenta perché l'ho dovuto prendere nella taglia europea 38, cioè credo che l'anno scorso avrei dovuto prendere la 46. Mi sta bene, mi starà ancora meglio quando avrò perso un altro paio di chili, però cioè è quel genere di vestito estivo, serale, che mancava nel mio guardaroba. Facendo la fila alle casse del H&M per copiare il vestito, mi è caduto l'occhio su una cosa non trash, un po' fuori tempo, ecco. Sto parlando del calendario dell'avvento di H&M. Questo qui l'avevo visto su vari profili Instagram e vi giuro che l'ho cercato da morire. Cioè, avevo mandato anche il mio ragazzo in ricognizione, eccetera, sembrava sparito ovunque. E ce l'avevano vicino alle casse in saldo a 10 euro, inizialmente costava 29,99. Anche se siamo fuori tempo, io sto andando avanti ad aprire una casellina al giorno, non so se si vede, sono aperte. Cioè le richiudo perché sono più carine chiuse. Devo dire che mi sta deludendo tantissimo, cioè a parte se l'avessi pagato 30 euro sarei furiosa, a 10 anche, cioè non c'è roba di qualità, cioè allora in totale sto coso sarà costato 2 euro. Principalmente ci trovo collanine, una collanina che ho trovato mi piace molto ed è quella che ho sempre nel video di Star Wars e delle letture di dicembre, ho fatto il layering con la collana di Accessorize,
però è una collanina che mi sono composta io, nel senso che un giorno c'era la base per la collana, un altro giorno un ciondolo, un altro giorno un altro. Sto trovando cose stupide, tipo spillette con pupazzi di neve, insomma, è brutto. Cioè, alcune cose mi piacciono, altre cose sono proprio immettibili e mi sembra uno spreco di soldi. Vorrei averlo pagato 5 invece che 10, ecco. Dopo essere andata da H&M, sono passata da Another Stories. E Another Stories è un negozio che fa sempre parte del gruppo H&M, però diciamo che sia qualitativamente sia come prezzi è qualche gradino in su rispetto a suo fratello. Io adoro praticamente qualunque cosa che c'è in quel negozio, anzi ho buttato un portafoglio che non è andato in saldo e spero che mi verrà regalato, perché la persona che me lo dovrebbe regalare ha avuto parecchi indizi in questo senso, diciamo. Però c'erano tre cosine in saldo che sono riuscita a prendere. La prima è una crema corpo, questa qui nella profumazione Steel Garden, costava originariamente 9 euro ma era al 50% di sconto. Non è la prima volta che io uso prodotti corpo di Another Stories, perché mi era stato regalato un kit per la laurea e ho adorato ogni singola cosa che ci ho trovato. Per cui ho preso questa a colpo sicuro, so che mi piacerà. Altre due cose che ho preso sono un gloss, questo qui è nel colore Damask Rosé, non so quanto si vedrà da lì, ma è bronzo dorato, bellissimo. Ce lo dovrei avere anche in un video, forse in quello su Star Wars, no. Su quello delle letture di dicembre ho questo gloss, non so in camera come l'avrà preso, però è proprio bello e l'ho pagato 2 euro invece di 9. Ultima cosa che ho voluto prendere così giusto per provarla è un siero con fattore di protezione 15. Infatti, cioè, non l'ho proprio provato, me lo tengo per la primavera, è fatto in questo modo, sembra tipo il liquido per le lenti, però l'ho provato sulla mano con il tester, mi era piaciuto molto. Questo qui originariamente costava 15 ma era al 70% di sconto. Io vi avviso, arrivati a questo punto del video, che la cosa più trash la sto tenendo per ultima. Sono stata da Kiko, di solito i saldi Kiko a me piacciono un sacco perché le loro edizioni limitate sono di solito fatte molto bene e poi quando arrivano in saldo anche a dei prezzi umani, però questa volta non ho trovato niente che mi sconfinferasse. Però tra la linea, diciamo, permanente c'erano alcune cose in saldo che ho voluto prendere. Ho preso un correttore, questo qui è Dark Circle Concealer, che è quello loro con la pompetta che volevo usare, volevo provare da un sacco di tempo. Non l'ho ancora usato nemmeno una volta perché sto finendo il mio correttore e quando l'avrò finito prenderò questo. E l'ho pagato 4,40 euro ed era al 50. Dopodiché un'altra cosa che volevo provare da una vita e ne ho approfittato appunto perché era in saldo è il mascara top coat volumizzante e definente, si può dire? Comunque è questo qui e ce l'ho addosso anche oggi sopra il mio mascara normale, l'ho usato solo due volte e per ora mi sta piacendo moltissimo e l'ho pagato 3,60 euro. Ultima cosa da Kiko è stata questo smaltino qui, che è trasparente però pieno di glitter lilla. Ce l'ho anche oggi, non si vedrà niente. Io di solito odio gli smalti Kiko perché hanno una qualità infima, ma questo colorino qui non sono riuscita a resistere, costa 1,90 euro e è venuto a casa con me. Le ultime cose di beauty, ve ne parlo così poi passiamo all'ultimo acquisto e poi all'acquisto trash, sono da Wycon. Ho preso un eyeliner glitter rosso che ho già usato e cioè, fa una figura stupenda, e l'ho preso perché costava 1 euro invece di 4,90 o 5,90. Devo dire, ho un sacco di eyeliner colorati perché a me piacciono moltissimo, specie glitterati, però forse rosso non l'avrei preso se non fosse costato 1 euro perché è un colore comunque un po' particolare. Invece l'ho messo, mi piace come mi sta, è anche abbastanza sobrio per essere un eyeliner glitterato rosso. Qualitativamente molto figo e ci mette solo un po' di tempo ad asciugarsi, però insomma per 1 euro io vi consiglio di provarli. Da Essence ho preso una cosa a prezzo pieno e una cosa in saldo, questi qui li ho presi da OVS. L'acquisto in saldo è stata la Volumizing Lash Powder, questi qui sono tipo delle pagliuzzette piccolissime piccolissime bianche che si mettono nel mascara per definire meglio le ciglia. Le ho già messe nel mio mascara, mi piacciono, le ho pagate 1 euro, però ce ne vanno veramente pochissime, per cui tipo sto coso mi durerà una vita. Invece a prezzo pieno ho preso un rossetto della nuova linea, come si chiama? Shine, Glamour and Shine forse, e questo qui è il numero 10, Glamour Queen, che mi sta piacendo abbastanza, devo dire. Sempre da OVS ma non di Essence ho preso una lozione trattante spray per capelli fini e deboli di La Vera. L'avrete capito, io tento di usare cose bio o semi bio per la skincare, per il trucco no.
Ho i capelli fini e deboli, effettivamente volevo qualcosa che le volumizzasse un po', che li proteggesse. Questo mi sta piacendo tantissimo, non pensavo, perché di solito i prodotti che non vanno risciacquati fanno l'effetto unto su di me, invece questo non è fantastico, in più c'è un odore tipo di Fanta, buonissimo, che rimane sui capelli, tipo stare ad usarlo tutto il giorno, è veramente buono, costa 5,99. Se lo provate, avete veramente i capelli come i miei che fanno schifo, io ve lo consiglio. Altra cosa presa non in saldo ma che vi volevo mostrare lo stesso è una tarta della Yankee Candle, questa qui è Shea Butter, è la prima volta che la prendo, ma ogni volta che andavo in negozio la sniffavo, per cui ho detto basta, stavolta torna a casa con me. Non l'ho ancora utilizzata come potete vedere, però secondo me farà un odore buonissimo. Mi sono rimasti solo 3 capi di vestiario presi tutti da negozi diversi. Il primo è questo qui di Subdued, è un vestito taglia unica, tipo molto largo e anche abbastanza corto, lo sto mettendo in questi giorni con un cardigan e con delle calze coprenti, e questo qui è costato 27 invece di 45. Spero di dimagrire abbastanza, specialmente nella zona gambe, da potermi permettere di metterlo anche quest'estate. Comunque mi sta piacendo molto, non mi sta facendo sentire freddo e mi piaceva un sacco la fantasia, quindi è tornato a casa con me. Forse ce l'avevo anche in qualche video, possibile? Probabilmente no. Siamo arrivati alle ultime due cose, da Coin ho preso il mio primo acquisto saldoso, che è stato questo paio di pantaloni, che spero mi andrà anche quest'estate perché mi sono letteralmente innamorata. Sono questi, pantagonna, non so come si chiamano, sono quelli che si usano adesso, arrivano a metà polpaccio e finiscono molto molto larghi. Mi piace un sacco lo stile, io ne avevo provato un paio così da H&M, del quale mi ero innamorata, ma era fantasia, e temevo che non li avrei sfruttati moltissimo. Invece in nero vanno più o meno con tutto quello che posseggo, comprese le scarpe, per cui mi sentivo molto più sicura. E questi qui li ho pagati 20 euro. Per ultimo, mi sono tenuto l'acquisto trash perché ovviamente voi non mi conoscete nella vita vera, però io vesto in maniera molto sobria con dei tocchi di trash di tanto in tanto. E questa volta il tocco di trash arriva da Pull & Bear ed è, e mi vergogno anche un po' a mostrarvela, questa maglietta qui con tutti i manichini eco. Lo so, può essere molto brutta, però a me piace, non so, mi sono innamorata appena l'ho vista, l'avevo vista già prima dell'inizio dei saldi. Infatti poi il primo giorno di saldi sono andata subito da Pull & Bear a prenderla, è costata, ve lo dico subito, 9,99, potevano fare di meglio con gli sconti sinceramente. Ho preso una L e veste abbastanza stretta ed è proprio bella. Tra l'altro sembra molto trasparente, però poi messa addosso non lo è e mi piaceva un sacco. E ora il video è finito, spero vi sia piaciuta questa tipologia di video un po' più frivola, perché comunque la settimana scorsa mi ho parlato di Star Wars, è un argomento un bel po' diverso rispetto a quello che ho comprato con i saldi, però voi me l'avete richiesto, a me sinceramente faceva anche piacere girarlo perché è un video semplice, allegro, così che ti rilassa un attimino anche vedere tutto quello che ti sei portato a casa. E fatemi sapere nei commenti magari se volete vedere altri haul di questo genere, nel senso se compro da Tiger, se faccio acquisti online, se ogni tanto vi va di vedere quello che compro in questo frangente, ecco. Io comunque vi mando un bacio e ci vediamo giovedì prossimo.